Bella ragazzi, sono Pulsar, benvenuti in un nuovo video. Oggi non siamo con Giullo ma con Edo, ma anche lui ci sta per tirare il colpo alla testa di pompa. Nel video di oggi vedremo tre trick molto avanzati di Peace Control, quindi video molto breve ma contenuto molto di qualità, vero Edo? Questo fai? Ti mi hai messo una rampa dentro nonostante tutte le mura siano mie? No, è un bug, non si può mettere le rampe attraverso i muri, lo sai anche tu. No, no, non è un bug. Andiamo subito al primo trick e dopo puoi boxarti. Allora, il primo consiste nell'infilare una rampa o un cono all'interno del box avversario quando tutte le costruzioni sono sue. Non so se ci avete fatto caso, ma ci sono alcuni pro che ci riescono first try tutte le sante volte, come me. Guarda, sono stato pro. La rampa, scusa Edo, non romperla. Vi faccio vedere che è mia, la posso modificare e nessuna delle altre costruzioni era mia. La stessa cosa si può anche fare con il cono. Ed è molto utile poi per mettere pressione all'avversario, che già sarà molto scoraggiato dal cono che gli abbiamo infilato dentro. Puoi spostarti che il cono non si è buildato. Come si fa? Andiamo a vederlo nello specifico. Riprendi pure questo, sennò poi dicono che il cono era mio, che il muro era mio. Per farlo dobbiamo tenere innanzitutto fuori la nostra rampa o cono, eventualmente, e tenere premuto il tasto sinistro in turbo build e fare questo movimento mentre ci dobbiamo chinare e rialzare, e fare un movimento prima verso il basso e poi verso l'alto con il mouse. Adesso non l'ho fatto benissimo. Più spammiamo il movimento, cioè più andiamo verso il basso e più verso l'alto, più è probabile che effettivamente all'interno del box venga messa la rampa. Come dicevo, stessa cosa vale con il cono. Come vedete, prima mi chino muovendo molto il mouse e poi mi rialzo muovendolo molto. Adesso mi sono messo addirittura il cono sopra testa, ma praticamente il 100% delle volte riesco a mettere il cono all'interno. Vedo se riesco a mettervi una clip di Noah Riley che riesce a farlo in un fight e lo fa in maniera incredibile, e lui riesce a farlo consistentemente tutte le volte in fight, ed è una mossa fortissima per mettere pressione all'avversario e fare peace control in una situazione in cui lui non se l'aspetta. Allora ragazzi, interrompo 30 secondi il video per darvi una grande novità. Se guardi spesso i miei video o video simili al mio, probabilmente sei interessato a migliorare su Fortnite. E se sei interessato a migliorare, probabilmente questa novità fa al caso tuo. Guardiamo prima un brevissimo video, poi ve la spiego velocissimo e torniamo al video. Il mondo dei videogame ti appassiona? Vorresti migliorare nel tuo gioco preferito? Diventa un pro player partecipando a lezioni individuali e di gruppo dei nostri coach professionisti. Vai su gameracademy.it e iscriviti alla lista d'attesa per essere uno dei primi a partecipare alla rivoluzione del mondo degli e-sport in Italia. Allora, Gamer Academy sarà un posto dove potrete trovare dei coach sia per lezioni individuali che di squadra che di gruppo, per qualunque livello. L'iniziativa non è mia, ma io sarò uno dei coach che potrete trovare all'interno della piattaforma. Per ora si tratta solo di un progetto e inizierà solamente se ci sarà abbastanza interesse. Quindi ragazzi, se vi può piacere questa cosa, cliccate subito nel link qua sotto all'interno della descrizione e senza nessun obbligo o impegno vi iscriverete a una lista di attesa che non farà altro che avvisarvi una volta che il sito sarà pronto e si potrà partire. Mi raccomando, è importante che lo facciate se vi interessa, perché il progetto partirà solo se si raggiungerà un certo interesse. Mi raccomando, quindi subito cliccate sul link qua sotto, iscrivetevi alla lista di attesa e dopo ritornate qua sul video e ritorniamo a vedere gli ultimi due trick di Peace Control. Secondo trick, Edo, boxati almeno ad uno di altezza. Il secondo trick di Peace Control è per infilare da più lontano un cono all'interno del box avversario. Da più lontano e non da sotto. Tutti sappiamo che se siamo qua sotto possiamo mettere il cono all'interno del box avversario, anche se il muro non è nostro. Ma non tutti sanno che da lontano, se mettiamo il cursore nel punto giusto, che è leggermente al di sotto del limite del box avversario, che è qui, possiamo mettergli direttamente un cono all'interno. Rompilo pure, Edo, che lo faccio vedere un paio di volte.
Ve lo faccio vedere anche da questa parte. Se stiamo più in basso, il cono lo mettiamo per terra. Se stiamo più in alto, ce lo mettiamo davanti. Se stiamo nel punto giusto, glielo mettiamo direttamente nel box. Se... rompilo pure un'altra volta. Se c'è un muro sotto, però, ragazzi, questo trick non funzionerà. Quindi assicuratevi di prendere prima il muro. Poi potete tranquillamente mettergli il cono all'interno del box. Ultimissimo trick, ragazzi, l'avevo detto che il video era breve. Crediti totalmente ad Askibon, perché per quanto mi riguarda lo ha inventato lui, me l'ha fatto vedere, ci stava pensando in creativa e penso che sia un trick che vale davvero la pena far vedere in un video. Quindi assolutamente crediti ad Askibon e tutti i link ai suoi social in descrizione. È un ragazzo fortissimo, fa TikTok e Twitch, andate a vederlo. Allora, facciamo finta che stiamo pushando un avversario che è nella posizione in cui Edo adesso, rimani fermo lì. Quindi tipo pushiamo il box senza esporci, senza farci vedere. Possiamo saltare e mettergli... No, adesso. E mi è venuto anche first try. E mettergli i muri dietro. Uno qua e uno qua. Oh, scusa. E eventualmente anche il cono sopra la testa all'interno dello stesso salto, se vogliamo. Tecnica, secondo me, fighissima di Peace Control che è venuta in mente ad Aski provando a caso in creativa. Quindi Aski, tanta roba. Il trucco per riuscire a farla consistentemente, infatti io e Edo ci abbiamo provato 156 volte prima di riuscirci, è che bisogna guardare abbastanza in alto. Se guardiamo abbastanza in alto è più facile posizionare i due muri. Se invece guardiamo in basso non riusciamo a posizionarli. Perché è forte? Perché ci permette di fare Peace Control mettendo dei muri dietro l'avversario senza doverci mai esporre. Normalmente faremo questa cosa qui, cioè apriremo magari una finestra per mettere i due muri. Ma se il nostro avversario è in questa posizione, noi apriamo la finestra, potremmo tranquillamente prenderci un colpo in faccia, soprattutto se è più avanti del range della rampa, perché potremmo anche mettergli la rampa sopra. Ma se lui si trova qua dove sono io adesso, ci può sparare direttamente in faccia. Invece possiamo tranquillamente saltare e mettergli due muri dietro e un cono sopra la testa e dopo giocarla come vogliamo, perché praticamente è full boxato da parte nostra, a parte il pavimento e eventualmente questo muro qua. Da Pulsar e Edo è tutto, e come deve chiudersi il video se non con un colpo di pompa in faccia a Sos? Da Pulsar è tutto con questi tre trick avanzati di Peace Control, spero che vi piacciono, spero che almeno uno dei tre non lo conosceste, e sicuramente uno dei tre non lo conoscevate, perché se l'è inventato un ragazzo che l'ha detto ancora poco in giro, ma la chiameremo la ASCII Classic. Bellissimo, ASCII Classic. Attenzione, se fate questa mossa dovete assolutamente dare i crediti ad ASCII e dire ho fatto una ASCII Classic. E per questo video, come dicevo, da Pulsar e Edo è tutto. Vi saluto, vi ricordo il mio codice creatore Pulsar-Gaming se volete supportarmi nello shop. Edo guarda l'ora perché è tardi, il video oramai dura quasi 5 minuti, battiamo un 5 e vi dico ciao ragazzi, bella! Vai! Fallo!